Buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno, vedo nomi noti, nomi meno noti. Grazie a tutti, siete anche oggi veramente tanti, abbiamo 150 persone. Pensate alla potenza di internet, quando invece ci incontriamo a stampa romana siamo i pochi intimi. Grazie di essere qui oggi. Per chi non lo sapesse, io mi chiamo Tiziana Barrucci e sono la responsabile del Dipartimento di Formazione per l'Associazione Stampa Romana, che è la branca del Lazio della Federazione Nazionale della Stampa, quindi siamo il sindacato unitario dei giornalisti. Abbiamo iniziato ormai quasi un mese fa la nostra avventura di webinar per cercare appunto di essere più vicini in un momento che ci sta allontanando fisicamente e per continuare a dare formazione anche in un momento di crisi come questo. E per chi ancora non lo sapesse, questi corsi non danno crediti formativi e purtroppo non è nostra volontà, perché vi dico veramente, abbiamo provato in tutti i modi ad averli, però l'ordine ha bloccato da un po' di tempo l'accreditamento dei corsi, proprio per questa situazione, e almeno fino al 16 maggio non accredita nulla. Dopo il 16 maggio prenderanno altre decisioni, quindi so che qualcuno di voi già l'ha fatto. Se volete avere più informazioni oppure appunto dire la vostra, vi invito a scrivere direttamente all'Ordine Nazionale, perché sono loro che decidono degli accreditamenti. In questo momento non li stanno dando a nessuno. Oggi è con noi, accanto a me virtualmente, Fabrizio Arnone. Fabrizio Arnone è un grande professionista, nonché un amico da più di 20 anni ormai. Fabrizio ha iniziato come grafico editoriale e è diventato giornalista professionista, e oggi è esperto di strumenti digitali, architettura dell'informazione, ed è qui. Molti di voi probabilmente già lo conoscono perché hanno seguito i suoi corsi da noi in presenza, ed è qui oggi per parlarci di Google Analytics, ma non solo, nel senso che ovviamente è un pubblico così ampio come quello che siete oggi, non è detto che tutti conosciate gli strumenti, e proprio per questo motivo, tra l'altro, a brevissimo vedrete sullo schermo un piccolo questionario di un paio di domande che Fabrizio, a livello di sondaggio, vi farà proprio per capire, diciamo, la vostra conoscenza basic, in modo tale che magari nel proseguio di questi webinar, o se prima o poi ci vedremo di persona, potremo in qualche modo avere un'idea di cosa sapete, cosa non sapete, e cercare di organizzare altri seminari. Per inciso, qualsiasi iniziativa, che è successo qualche cosa. Ah sì, vedo che eccolo qua, lo avete davanti a voi in questo momento. E qualsiasi iniziativa, qualsiasi domanda, qualsiasi curiosità, al di là del seminario di oggi, scrivete a formazione@stamparomana.it. Così noi raccogliamo le vostre idee, i vostri suggerimenti, e possiamo magari organizzare anche altre cose. E per quanto riguarda oggi, come molti di voi sapranno già, perché hanno già fatto altri seminari con noi, vi chiedo gentilmente, le domande di portarle verso la fine del corso, dell'ora, quindi verso a, diciamo, 10 minuti, un quarto d'ora dalla fine, in modo tale che Fabrizio mantiene un certo filo logico del discorso. Ovviamente, se ci sono cose che invece vi scappano e dovete per forza scrivere, se non sono proprio inerenti a una cosa che non avete visto, una cosa che non avete capito, e se non riuscite ad andare avanti, io le copio, le riprendo e poi le do, le mando, le dico a Fabrizio alla fine. Quindi potete tranquillamente scriverle. In backstage io ci sarò, quindi, come ci sarà Alessandro Moretti, anche per le questioni tecniche, che ringrazio, anche lui, voi non lo vedete, ma c'è. E Fabrizio, ti lascio la parola e ti ringrazio di essere con noi oggi. E tolgo l'audio, tolgo il video, così lo schermo è tutto tuo. Ciao a tutti, soprattutto a chi mi conosce, ma anche ai nuovi. So che moltissimi che sono stati ai corsi in stampa romana oggi sono qui insieme a noi e questo mi fa molto piacere.
Allora, vi dico subito che è la prima volta che faccio un webinar online, quindi siate pazienti, fate domande facili, perché sono abituato al rapporto, al calore del contatto proprio. Quindi, allora, che cosa facciamo oggi? Ci abbiamo un'oretta, direi una mezz'ora di slide o condivisione schermo e poi più spazio possibile alle vostre domande. Allora, il programma è questo qui. Aspettate che va un po'. Allora, per cominciare vedremo alcuni concetti basilari di analytic, cioè sono concetti logici che è importante sapere anche soprattutto perché sono concetti che nel tempo si sono evoluti e mi capita spessissimo di incontrare persone che hanno ancora in mente l'accezione di 10 anni fa di alcune cose. Poi usciamo dalle slide, entriamo dentro la piattaforma Analytic e vediamo un po' la panoramica delle funzionalità. Vediamo, ovviamente stiamo parlando di una piattaforma immensa, quindi andremo a vedere solo alcuni punti, quelli che io reputo più importanti in termini, diciamo, di strategie editoriali, ecco. Poi ho preparato 2 o 3 casi di studio, proprio degli esempi di analisi fatte sulle analytic che sono state determinanti, se non dirompenti, appunto sulla scelta, sulla decisione delle strategie editoriali. Alla fine, come ho detto, passiamo alle domande e risposte. Se vi perdete qualcosa, qualche dato, potete tranquillamente dirmelo. Alessandro sa quando bloccarmi e quando invece posticipare la domanda alla fine. Allora, i concetti di base di Analytic. Il primo concetto, questa, diciamo, tripletta di concetti, utenti, sessioni e page view, sono sostanzialmente i parametri fondamentali che noi andiamo a vedere, però è importante che noi riusciamo a distinguerli. Gli utenti sono coloro che hanno visto le persone che hanno visto il sito. Se io sto guardando gli utenti in un dato periodo, anche se quell'utente ha visto il sito 10 volte, per me resta sempre un solo utente. Un'altra cosa che c'è da dire è che una volta, purtroppo, il tracciamento degli utenti avveniva tramite IP, quindi se te c'avevi, non so, 100 utenti che venivano tutti da una stessa rete, le analytic li vedevano come un utente solo. Ormai oggi non è più così, è molto più chirurgico l'analisi dei dati da parte di analytic, e quindi mettendo i cookie nel computer dell'utente lui riesce a tracciare la singola persona. Poi se si sposta al computer, ci si mette la moglie, quello non riesce ancora a vederlo, però il computer lo traccia. La sessione. Anche questo, diciamo, è un concetto che spesso risulta un po' oscuro. Cioè, la sessione è una serie di azioni di navigazione all'interno del sito che avvengono in maniera continuativa e che non siano interrotte da un'interruzione maggiore di 30 minuti. Qui faccio un esempio. Se io sto su un sito e navigo per 2 ore di seguito, faccio cose, clicco su una pagina, vedo un'altra pagina, riempio un form, quella è sempre una sessione. Se io me ne vado a bere il caffè e ritorno dopo 1 minuto, io rientro sempre in quella stessa sessione. Se io me ne vado o scendo a prendere il giornale, non adesso perché non ce lo fanno fare, però, e ritorno dopo 40 minuti, allora Google rileverà che io ho prodotto 2 sessioni di navigazione sul sito. Il terzo concetto di questa tripletta sono le page view, una volta dette impression, e sono ovviamente ogni volta che una qualsiasi pagina del sito viene visualizzata, e quindi anche se una pagina viene visualizzata 10 volte, quelle sono 10 page view.
andiamo avanti e veniamo poi questi parametri li vediamo anche direttamente dentro alla piattaforma, ovviamente. La durata della sessione media, che è, diciamo, un parametro presente sempre nella dashboard principale appena si entra sulle analytics, è appunto quanto tempo un utente sta su tutto il sito. Mentre il tempo medio sulla pagina, che poi andremo a vedere dove lo scopriamo questo dato, è il tempo che un utente passa su una pagina. Spesso, andando a vedere questi dati qua, si fa un bagno di realtà, diciamo, perché tante volte uno pensa che la gente stia mezz'ora a guardare i nostri pezzi, mentre poi ci si accorge che quando te c'hai un tempo medio sulla pagina di un minuto e mezzo, puoi anche stappare lo champagne o lo spumante. Allora, entriamo in un campo di termini un po' più inglesi. Bounce rate è la percentuale di rimbalzo in italiano. Che cos'è? È un dato molto importante e anche questo è un dato da comprendere. La percentuale di rimbalzo è quante volte rispetto, diciamo, alle visite totali del sito, un utente entra nel sito e se ne va senza aver fatto niente. Per quello si dice rimbalzo, entro e me ne vado. Ovviamente è una metrica negativa, perché nessuno di noi, soprattutto in campo editoriale, si aspetta che se ci sono, se sto vedendo che alcuni hanno problemi di banda, allora io provo un attimo a togliere la mia faccia, tanto mi avete visto, sono io, mi avete riconosciuto, stacco il video, così vedete le slide più grandi e probabilmente sì, grazie Roberto, perché tu sei una dei pochi che mi vedono bene. Stacco il video, così vedete più grandi le slide e probabilmente occupo meno banda. Poi dopo, quando mi stanco, rientro. Allora, dicevamo, quindi, che cos'è? È ogni volta che una visita, diciamo, è costituita dalla vista di una sola pagina. Quindi qua ho scritto, cioè, ogni volta che avviene una sessione con un rimbalzo, vuol dire che le pagine per sessione ovviamente sono pari a 1. Perché mi sono focalizzato 3 minuti su questo aspetto? Perché ovviamente ho detto che è un parametro negativo, è un parametro da tenere sempre molto sotto controllo. Le cause di questo rimbalzo possono essere tantissime. In alcuni casi possono derivare dalla scarsa qualità del sito o dal fatto che il sito non è responsive e quindi magari sui telefoni si vede male, oppure perché è lento e la gente si stanca di aspettare e se ne va. Però non è detto, può essere anche che deriva da un problema che sta a monte, cioè la pagina si posiziona all'interno dei risultati delle ricerche su delle chiavi che in effetti in realtà non sono rispondenti ai contenuti di quella pagina. Quindi per caso o per errore andiamo a intercettare delle ricerche che cercano altro, poi cliccano sulle nostre pagine, vedono che non era quello che cercavano e se ne vanno. Ovviamente queste due tipologie di cause di un alto bounce rate vanno trattate con delle strategie totalmente opposte. Cioè da una parte io devo migliorare il sito, dall'altra parte invece devo migliorare come... Sì, certo, Angelo, sì, la risposta è sì. Da dovunque entri, non solo da dovunque entri, ma anche se sta a mezz'ora e poi se ne va senza aver fatto niente, è considerato un rimbalzo. Questa metrica è molto importante in termini di ottimizzazione SEO, perché Google sempre di più negli ultimi tempi sta dando importanza a quelle che vengono denominate le metriche di qualità, poi le vediamo quando entriamo nella piattaforma, quindi non vi preoccupate che l'approfondiamo questo concetto. Il bounce rate è una metrica di qualità, ovviamente è una metrica di qualità negativa, nel senso che più è alto e più vanno male
le cose, però è da tenere molto sott'occhio, perché se noi abbiamo un bounce rate molto alto, questo qui diciamo che ci abbassa il ranking globale di tutto il nostro sito. C'è un'altra conseguenza negativa, purtroppo, di questo bounce rate, ed è quella che leggete in basso. È una cosa un po' tecnica, però è altrettanto importante. Quando noi andiamo a vedere la durata della sessione media, cioè quanto tempo un utente sta sul nostro sito, quel valore, per tutte le sessioni che hanno avuto un ribalzo, non è da considerare. Quindi è un valore totalmente non inaffidabile, ma indeterminante. Quindi se faccio un esempio pratico. Se io ho un bounce rate, cioè una percentuale di rimbalzo del 90%, il dato tempo medio speso sul sito sarà, diciamo, un dato affidabile solo per il 10% delle sessioni di navigazione sul nostro sito. Capite che questa cosa è dirompente. Perché non solo, diciamo, è un dato negativo in sé, ma è un dato che va a sporcare anche un altro dato. Allora, qui entriamo su un concetto che è un po' borderline fra l'editoria e il marketing, ma chi No, le visite, Giampiero, le visite col bounce rate vengono, le visite col bounce rate alto, cioè le visite che contengono un bounce rate, sono penalizzate da Google, perché Google considera che la user experience all'interno del tuo sito non è positiva, e questo ti abbassa il ranking. Oltre alle altre conseguenze che ho detto negative, ti abbassa il ranking globale del sito. Allora, qui entriamo, come dicevo, su un campo che è un po' borderline fra l'editoria e il marketing. Stavo dicendo, chi mi conosce sa benissimo che proprio è un mio pallino, una mia fissa, cercare di portare nel campo dell'editoria delle conoscenze, delle best practice che derivano dal marketing. Ma questo non per sporcare il giornalismo. Immagino che avremo modo di discettare su questi argomenti anche in altri webinar, se ce ne sarà occasione, magari più dedicati al tema in generale della distribuzione della notizia. Perché qua, permettetemi una piccola parentesi, anche ho seguito anche gli altri webinar dei colleghi, mi ha fatto molto impressione una domanda che è stata fatta al webinar di Germano, in cui gli è stato detto, ma allora è morale sponsorizzare, cioè investire dei soldi su delle campagne, che siano su Facebook o su Google, che vadano, diciamo, a promuovere dei contenuti editoriali? Ovviamente io sono d'accordo con quello che ha detto lui, cioè secondo me non è immorale, ma non solo. 10 anni fa nessuno si chiedeva se era immorale pagare il distributore per portare i giornali all'edicola. Non se lo chiedeva nessuno. Oggi il giornale all'edicola, sì, ci va, ma non è il campo di cui stiamo parlando noi, no? Perché noi stiamo parlando del digitale. Quindi la distribuzione della notizia è un campo che sul digitale va fatto, e come io spendevo i soldi per il camioncino, devo spendere i soldi per distribuire i miei contenuti. Chiusa la parentesi. Questi parametri qui, sorgente e mezzo, sono due concetti molto importanti, perché ci dicono in maniera abbastanza precisa da dove e come vengono gli utenti sul nostro sito. Ovviamente, ripeto, quando entriamo nella piattaforma vi faccio vedere dove si trovano. Comunque, la sorgente è la fonte del traffico, la piattaforma da cui viene, quindi Google, Facebook, Twitter. Il mezzo invece ci indica se il traffico è organico, quindi gratuito, o a pagamento. Allora, passiamo adesso alla condivisione dello schermo e proviamo a vedere. Velocemente un po' di cosette all'interno della piattaforma. Alessandro, dimmi tu se si vede, perché io ovviamente passando sul
sullo schermo non ho feedback. Vai. Perfetto. Allora, la dashboard principale, cioè quella dove io vado sempre e comunque appena entro su Google, pubblico panoramica. La prima cosa importantissima da vedere è qui in alto a destra, perché per sapere, tante volte uno se lo dimentica, che tutto quello che noi vediamo dentro Analytics è riferito a quello che ho selezionato. Ovviamente, più io amplio questo periodo, e più l'idea dell'andamento del mio sito. Adesso, non per fare... guardando un sito non editoriale, quindi per non, diciamo... come vedete, questo sito, che è un sito commerciale, ovviamente in tempo di coronavirus è andato giù in maniera impressionante. Quindi, come vedete, se io adesso ho preso dal 1 novembre al 20 aprile, e come vedete io ho l'andamento. Però se io magari voglio comprendere bene questo picco qui e voglio vedere, per esempio, da dove è venuto quel picco, quindi tutti i parametri che mi indicano delle informazioni dettagliate più specifiche, io non devo farli su un lasso di tempo molto ampio, perché in quel lasso di tempo molto ampio si livella un po' tutto e quindi io non riesco a vedere esattamente quali sono le cause di determinati che mi interessano. Altra cosa molto importante, adesso io per esempio prendo un intervento personalizzato di 30 giorni e poi io voglio confrontare quell'andamento e lo posso confrontare con il periodo precedente oppure con l'anno precedente. Quindi ho preso aprile, posso confrontarlo con aprile dell'anno precedente. In quel caso io vedrò tutti i miei... Sto rispondendo, Alessandro, vai avanti, Fabrizio, poi te le porto io. Magari una premessa da fare sul fatto che lo strumento possa essere utilizzato soltanto da chi è amministratore del sito, questo strumento qui. No, questo, vabbè, lo stavo scrivendo e poi lui lo spiegherà alla fine. Perché così poi diamo anche l'input sugli altri strumenti che invece possono essere usati. Perfetto. Allora, come vedete, io ho il mese precedente in arancione e il mese corrente in blu. Il mese precedente voi vedete il down, perché è iniziato il coronavirus, invece il mese corrente è tutto basso perché ovviamente stiamo in pieno coronavirus. Questa cosa ve l'ho fatta vedere al volo perché penso che sia molto utile per capire determinati eventi sul nostro sito. Allora, adesso tolgo un attimo il confronto fra date e andiamo a vedere quali sono le metriche principali. Alcuni concetti li abbiamo già detti, però adesso li rivedremo dentro la piattaforma. Quindi, queste sono le metriche, come dicevo prima, sono divise in metriche quantitative e metriche qualitative. Quali sono le metriche quantitative? Sono gli utenti, i nuovi utenti, le sessioni. Queste qui ci indicano, diciamo, i volumi di traffico che si sono generati. Gli utenti, come dicevo prima, se nell'arco di un mese un utente è venuto 10 volte, per Google Analytics è un utente. Una volta si chiamavano utenti unici, ma poi col tempo questo concetto non è più specificato, in quanto viene calcolato l'utente solo in maniera unica. Quindi se io prendo un anno, in un anno un utente, cioè il rapporto fra gli utenti e le sessioni, più allargo il periodo e più ovviamente scenderà, diciamo, a svantaggio degli utenti, perché un utente più rientra e più Google me lo calcola, diciamo, con numeri minori. I nuovi utenti sono quelli che non sono mai stati sul nostro sito. Ora, questo mai è un concetto abbastanza relativo, in quanto non solo io posso entrare con vari device e magari Google non è detto che riesca a riconoscermi. Se magari io sono collegato al mio account Google, sì, però se non lo sono, no. Ma anche perché io potrei cancellare la cache. Cancellando la cache del browser, non tutti gli utenti sono esperti e sanno fare queste cose.
però c'è una buona parte di utenti che lo fa, oppure che ha settato il browser per non salvare la cache. In quel caso Google non può, Google Analytics non può mettere quel famoso cookie all'interno del sito dell'utente, e per cui non lo può tracciare ogni volta che viene, per lui è un utente nuovo. Le sessioni, abbiamo detto che sono le sessioni di navigazione, cioè quante volte lui è ritornato. E qui veniamo invece, queste che vediamo sotto, alle metriche di qualità. Troppo spesso mi capita che uno dice, ah, ho fatto adesso un po' meno, devo essere sincero, perché Facebook ha un po', da un paio d'anni, ha un po' stretto le cinghie, quindi non viene più usato come distributore unico e gratuito di notizie. Però io mi era capitato molto spesso di persone, di blogger o di giornalisti che mi dicevano, ah, faccio dei numeri stratosferici perché posto i miei gli articoli su 70 gruppi di Facebook ogni volta, benissimo, andiamo a vedere le metriche di qualità e ci accorgiamo che il bounce rate è del 99,9% e che la durata della sessione media è di 0,0 niente. Quindi, ok, cioè se io devo guardare le analytics per essere contento, può andare bene, però io non posso guardare le metriche di quantità senza guardare quelle di qualità. In questo caso, fra l'altro, cioè le metriche di qualità sono altissime, è un sito di infocommerce, come si dice, quindi la gente lo consulta, però magari io trovassi tanti editori che fanno questi numeri qui. Il numero di sessioni di per utente è quante volte l'utente è ritornato nel periodo dato in considerazione, preso in considerazione. Le visualizzazioni di pagina sono appunto la totalità delle visualizzazioni di pagina che si sono generate in quel periodo, e le pagine per sessione è una media di quante pagine ogni utente vede ogni volta che entra. 4,5 è una media molto alta, così come la durata della sessione media 2,50 è molto alta, e anche la frequenza di rimbalzo è bassa, perché ovviamente, come abbiamo detto prima, è un valore negativo. Il fatto che sia più bassa del 50% è un buon risultato. Sinceramente è abbastanza raro, eh? Cioè, diciamo che fisiologicamente molto spesso io lo trovo fra il 60 e il 70%, nei casi più drammatici lo trovo intorno al 90%. Quelli sono proprio casi da prendere in considerazione e da trattare con delle strategie ad hoc. Molto spesso, allora, questi dati che vi ho detto, delle metriche di qualità, hanno tutti quanti un loro piccolo dipende attaccato fra parentesi vicino, nel senso che io vi ho appena detto che la frequenza di rimbalzo è un dato negativo. Sì, è un dato negativo, però se io faccio delle campagne che mi portano la gente sul sito, magari io ho fatto una campagna per far iscrivere le persone alla newsletter, una campagna su Facebook, su dove volete, anche quello che volete, anche per email, la gente arriva alla pagina che io ho predisposto per accogliere appunto chi ha cliccato sugli annunci della campagna, trova il suo bel formino per iscriversi alla newsletter, si iscrive e se ne va. Bounce rate, rimbalzo. Quindi in quel caso noi avremo un'altissima percentuale di rimbalzo. Però se la percentuale di rimbalzo si accompagna a un altissimo tasso di conversione, cioè quando l'utente ha fatto quello che tu ti aspettavi, allora a quel punto a me non mi interessa più, perché io comunque ho raggiunto l'obiettivo. Un'altra parametro molto importante che ha il suo dipende vicino è quello del rapporto che voi vedete in questa torta a destra fra i nuovi utenti e gli utenti di ritorno. L'abbiamo detto prima, i nuovi utenti in genere è un po' sovrastimato, però noi sappiamo che quelle sono le visite eseguite da gente che non era mai entrata prima. In genere non è un buonissimo risultato che i nuovi utenti siano tanti,
Nel senso che io spero, soprattutto in un campo nel campo editoriale, spero di, diciamo, riuscire ad attivare una certa fidelizzazione dei miei lettori. Quindi io sono felice se vedo che la fetta verde comincia a ingrandirsi, perché io sto fidelizzando. Però qui c'è il dipende, entra in gioco il dipende. Il dipende è, io sto facendo delle campagne attive per intercettare nuovi visitatori. Detto in altri termini, il mio sito è in una fase di vita di crescita o di consolidamento? Perché se è in una fase di vita di crescita, va bene che io ho un'alta percentuale di nuovi utenti. Se invece io ho un sito che più o meno mantiene lo stesso livello di traffico da 2 anni e vedo che ho una percentuale di visitatori di ritorno del 10%, allora quello lì è un sito bollito. Non so come altro dire. Cioè, che la gente passa e se ne va e non ritorna, ma non è che è gente nuova perché tu stai facendo qualcosa per aumentare la tua audience. È gente che passa, come dicevo prima, molto spesso per caso, non trova quello che cercava e se ne va. Un paio di altre cose che volevo far vedere su questa sezione, che ve lo ripeto, è pubblico, è questo. I grafici. Spesso è molto importante comprendere da dove vengono. Lavoro, faccio consulenze da un po' di anni a un giornale di Trieste che sta vicino al confine, quindi ha una particolare attenzione al posizionamento della propria audience, perché deve capire, deve comprendere bene se sta parlando alle persone di oltre confine oppure agli italiani che stanno a Trieste. Come vedete qua, voi anche se entrate, avete da primo livello, diciamo, una vista mondiale, poi se entrate su Italia vedete le specifiche delle città, delle zone. Come vedete, in questo caso il sito ha il 60% di visite che viene da Roma, è anche basso perché stiamo parlando di un'attività commerciale che risiede a Roma. Queste visite qua sono quasi tutte visite inutili, se vogliamo. E un'altra cosa molto importante è la tecnologia. Qui è fondamentale, anzi, scusate, entro qui sul dispositivo mobile perché è più facile da comprendere. È molto importante questa cosa, sia perché, come ho detto anche prima, questo è uno di quei dati che ti dà un bagno di realtà, no? Come vedete su questo sito, ma non è un caso, noi abbiamo il 65% di visite che viene da dispositivo mobile, il 30% da desktop e il 5% da tablet. Ora voi comprendete che avere un sito che non è perfetto su mobile significa suicidio sicuro. E non solo perfetto, ma questa cosa è molto importante, non solo per la user experience, ma anche per Google, quindi in termini SEO. Non deve essere solo perfetto, quindi veloce, responsivo, leggibile e tutto, ma deve anche, attenzione, mantenere le giuste gerarchie. Perché se io progetto il mio sito da desktop e decido che in alto a destra, nella sidebar di WordPress, devo mettere, che so, un banner di uno speciale giornalistico che ho fatto perché per me è importantissimo, e poi dopo scopro che da mobile quel banner va a finire sotto a tutta la timeline di 20 articoli, lì io ho devastato il mio progetto di gerarchie dei contenuti. E quindi questa cosa qua comunica, diciamo, intanto svalorizza un qualcosa che io invece reputo importante per i miei utenti, ma poi comunica a Google, diciamo, un approccio un po' schizofrenico, nel senso che Google dice, scusa, ma per te questo speciale è importante o non è importante? Perché io vedo che su mobile tu me lo stai mettendo in fondo alla pagina, come se fosse una cosa di poca importanza. Attenzione, questa cosa è molto importante perché da un anno e mezzo, un paio d'anni, Google
per indicizzare, per dare un ranking al nostro sito, non guarda la versione desktop, ma guarda la versione mobile del sito. Mobile first viene chiamata questa pratica. Ok, andiamo avanti, entriamo un po' più nello specifico e andiamo a vedere un qualcosa di un po' più, come dicevo prima, l'ho accennato quando ho parlato di sorgente e mezzo, di un po' più scientifico, un po' più marketing. Allora, nella sezione acquisizione, normalmente io vado su tutto il traffico, posso anche vedere la panoramica, però io consiglio di vedere questa pagina qui, in cui lui mi elenca i canali attraverso i quali viene il traffico al mio sito. Vediamo se Analytics... Ok. Allora, ribadisco anche qui, attenzione, più io ho selezionato qui sopra un periodo ampio e più un po' questi dati li livelleranno. Quindi per capire bene se io ho fatto un'azione sui social, una campagna, se io magari ho chiesto appunto a una serie di collaboratori, al mio network di conoscenze, di condividere un articolo in un dato momento, per vedere effettivamente il risultato che ho avuto da un'azione specifica, io devo andare a ridurre l'intervallo di tempo il più possibile. Lo devo ridurre il più possibile cercando di concentrarlo solo sul periodo in cui quell'azione si è svolta. Perché se no io non riesco a vedere, perché lui fa tutte medie, qualsiasi dato mi viene dato come media. Allora, qui è molto importante, di default io vedo questi canali di traffico: organic search, paid search, referral, display social. Se io invece vado qui sopra la dimensione principale, invece di chiedere di vedere questi gruppi di canali che, diciamo, decide Google, di farmi vedere un po' più lo spaccato analizzando sorgente e mezzo, io ho una vista un po' più chirurgica. Per cui io posso vedere chi viene da Google Organic. Questo qui è un posizionamento organico, significa che io sto lavorando bene in termini SEO. Ovviamente quello che vedo qui, non so se voi lo vedete, però è la percentuale del traffico che questo canale mi ha generato all'interno del sito. Siccome in questo momento questo sito ha stoppato tutte le campagne a pagamento, è rimasto l'organico, che comunque fa. Dopodiché, invece, come vedete, Google CPC, CPC vuol dire cost per click, quindi sono campagne a pagamento, e anche qui io ho il valore assoluto e il valore percentuale. Come vedete, andando avanti, io qua ho tutta una serie di accoppiate fra la sorgente, che può essere appunto Google, oppure Google My Business, oppure Bing, che è l'altro motore di ricerca che, vabbè, in Italia funziona poco e niente, Yahoo, eccetera. Come avete visto prima, dai social viene pochissimo, quindi fra i primi 10 qua neanche lo mostra. E poi dopo lo slash ho l'indicazione se sta avvenendo da una diciamo sta avvenendo da in maniera organica o sta avvenendo per un'azione di pagamento. Vedete qua, per esempio, di un'azione di appunto pubblicità a pagamento. Qua vedete Facebook referral, significa che è venuto da Facebook ma in organico. Non so se in questo caso non ci sono campagne Facebook, ma vedreste Facebook paid o PPC o CPC. Adesso poi vediamo anche negli esempi questa cosa qui, però quando soprattutto avete dei picchi, e vedremo un esempio con analisi di un picco, andate a vedere non solo come si è composto il traffico,
e soprattutto lo potete confrontare con il periodo precedente, perché se io adesso qui, che ho questa vista in cui, diciamo, mi mostra lo spaccato delle fonti di traffico, se faccio il confronto, ripeto, questa cosa normalmente non si fa su un mese, si fa su un periodo più ristretto, però se io faccio il confronto posso vedere in quel periodo che ho selezionato fonte per fonte quanto è cresciuta. Per esempio, qua mi sta dicendo che l'organico di Google è sceso del 13% dal mese scorso. Mi sta dicendo che il traffico dalle campagne a pagamento di Google è sceso del 95%, eccetera, eccetera. Ovviamente lo sappiamo che c'è stato un picco, quindi... Però questo è molto importante, perché io là posso vedere se ho un picco, se è venuto da un aumento di un solo canale. Allora io posso comprendere meglio che cos'è che ha scatenato questo picco. Allora, aggiungo solo un'altra cosa e poi andiamo a vedere. Andiamo a vedere i tre. I tre casi di studio. Questa cosa qui della condivisione, secondo me, è molto importante, può essere molto utile, soprattutto se si lavora in squadra. Io in qualsiasi vista sto. Qualsiasi cosa stia vedendo di tutte quelle che noi abbiamo visto, posso decidere di inviare un PDF di quella vista periodico alla persona che voglio, mettendo la persona. Quindi se io voglio condividere, per esempio, le fonti di traffico con i miei collaboratori, con i miei colleghi, decido che settimanalmente gli arriva questo rapporto e li metto qui uno dietro l'altro e loro riceveranno questo rapporto. Sono andato un po' lungo, però una cosa devo farvela vedere. Scendiamo ancora giù sulla sezione comportamento, andiamo a vedere i contenuti del sito. Qui noi abbiamo, pagina per pagina, quali sono i contenuti che fanno appunto più traffico. Questa è una cosa che si fa anche quando io ho un picco, per capire se c'è una parte di quel picco. Tolgo un attimo il confronto. Vediamo. E ovviamente questo sappiate, perché sta cosa non è intuitiva, al primo posto questo slash qui significa che questa è la. Un'altra cosa che spesso meraviglia le persone che entrano e cominciano a guardare è che la home del 7% delle visite. Cioè, la home che serve per organizzare i miei contenuti, ma non è più considerato il portale d'accesso ai miei contenuti. E questo ovviamente... poi avremo modo, se facciamo un altro webinar un po' più SEO, di approfondire questo aspetto. Scusa, allora, Fabrizio, mi senti? Puoi ripetere l'ultimo concetto, che è andata via la voce, in effetti, lo dicono in molti, anche a me è successo, è andata via la voce. Quando noi vediamo, non ci ritorno, ve lo spiego, però, perché tanto, se ho capito bene, avete visto, ma non si è sentito. Allora, quando noi vediamo lo slash, cioè la barra, quello là indica la home page del sito. E l'osservazione che facevo indica la home page, io non ho sentito, quindi... la home page del sito. Home page del sito, grazie Gianna. E io ho fatto quell'osservazione sul fatto che in questo caso, ma è abbastanza diffusa questa cosa, la home page fa il 7% delle visite, del traffico sul sito, perché una volta la home page era considerata la pagina più importante, mentre
lo approfondiremo quando parleremo un po' più di SEO, ormai l'accesso ai siti avviene da sotto, cioè dai singoli articoli, perché l'home page, essendo di fatto un aggregatore di tanti contenuti, non riesce ad avere quell'impatto di posizionarsi per una specifica chiave di ricerca, mentre i singoli articoli ci riescono di più. E qui, qua sono abbastanza visibili, quindi vi concedo il piacere di rivedere la mia faccia. Ai siti. Allora, Patrizia, sì, c'è modo di filtrarli, cioè si possono, Analytics conta anche gli accessi al back-end da parte dei collaboratori, c'è modo di filtrarli, però io quindi tecnicamente questo non è un problema, però io faccio questa osservazione, se per quanto te possa avere 10 o 20 persone che scrivono sul sito, se queste persone incidono sulle statistiche, vuol dire che te praticamente non hai lettori. Se te viaggi su qualche migliaio di accessi al giorno, quei 20 non incidono, perché sono una percentuale troppo piccola, anche se sono 20, e ho detto 20 per dire, cioè, fra tutte le persone che oggi sono qui con noi e che io conosco, forse non c'è nessuno che c'ha 20 collaboratori. Allora, vediamo tre casi di studio e poi mi martellate con le domande. Va, cerco di andare molto velocemente. Primo caso di studio, un bellissimo giornale, cartaceo e anche online, ovviamente, che aveva, diciamo, una doppia natura. Da una parte un'informazione di servizio, non sto, diciamo, a entrare nel merito più di tanto, un'informazione di servizio tecnica, e da un'altra parte cronaca cittadina. Questo giornale, come si dice, impegnava la stragrande maggioranza delle risorse e delle pagine e dell'attenzione alla cronaca cittadina e molto poco alle informazioni di servizio, perché, diciamo, non la reputava così importante. Adesso, allora, la prima cosa che io ho fatto, perché subito ho capito che mi suonava un po' male questa cosa, sono andato a vedere da dove viene la gente a leggere questo sito. E questo qui è le analytics di quel sito. E come vedete, Roma, Napoli, Milano, Palermo. Adesso non vi posso fare le domande dove fa il sondaggio, ma se io vi chiedessi dove sta questo giornale secondo voi, no? Voi potete anche rispondere in chat, così ci facciamo due risate, sicuramente non indovinerete mai, perché non sta in nessuna delle città da cui viene il traffico. Ovviamente, una volta che io ho messo al corrente la redazione, loro hanno fatto le loro valutazioni. Questa era una percezione che io già avevo prima, non è la Basilicata, non è neanche il Lazio, è in Toscana, quindi guardate proprio nel punto dove non c'è niente. Praticamente loro dedicavano la cronaca cittadina, dedicavano molto impegno alla cronaca cittadina e la Nazione, Alessandra, non dirò mai il nome di questo giornale, perché loro credevano di essere una cronaca cittadina. In realtà erano un giornale nazionale. E ovviamente queste ricerche qui erano tutte ricerche, poi ovviamente un'analisi ancora più approfondita l'ha rilevato, erano tutte ricerche che andavano verso la parte più di informazioni di servizio. Quindi guardare i dati spesso ci può far ricredere sulla natura presunta del nostro progetto editoriale. Tante volte noi non sappiamo chi siamo, ma lo possiamo sapere se riusciamo a leggere i dati. Raffaele, adesso ti rispondo. Allora, qui entriamo in un giochino un pochino più complesso. Sopra avete dei numeri che sono, ovviamente queste slide poi le avrete, quindi ve le potrete riguardare e vi esercitate a rifare gli stessi percorsi. Qui sopra vedete uno, pubblico, panoramica, due, acquisizione, tutto il traffico canali. Queste qui sono le schermate dove io sono andato a prendere le informazioni e di cui avete gli screenshot sotto. Ok?
Allora, che cosa è successo in questo caso, per esempio? Ho visto un picco pazzesco, perché, come vedete, siamo passati da una media di 400-500 visite a quasi 5.000, ma è evidente. Esempio di info di servizio può essere, non faccio l'esempio di quel sito lì, però un esempio di sito di info di servizio può essere un giornale di annunci di lavoro, per esempio, o anche un giornale che parla la pagina del cinema, bravo Roberto, o anche un giornale che parla delle attività commerciali, economiche o degli eventi di un dato distretto geografico. Queste sono più informazioni di servizio. Vendita di mascherine. Ciao Michele. sì, vendita di mascherine in questo periodo sicuramente è un'informazione di servizio. Ovviamente, come dice Giuseppina, anche un campo sanitario, nel campo sanitario può essere considerato un'informazione di servizio. La cronaca cittadina, invece, lì c'è stato un incidente, oppure la cronaca nera, eccetera, e via dicendo. Stiamo parlando proprio, no, di due approcci giornalistici completamente differenti, ma da giornalista digitale io dico che l'informazione di servizio ha una grande dignità, e mentre sulla carta pian piano è stata un po' bistrattata, sul digitale ha ripreso una forte importanza, proprio perché risponde a delle domande, a delle richieste degli utenti. Quindi, che cosa abbiamo fatto qui? Ho visto il picco, come ho detto prima, sono andato a isolare quel periodo, erano pochi giorni, cioè tutto il picco si riduceva in circa una settimana. Al punto 2, su acquisizione, tutto il traffico canali, sono andato a vedere da dove veniva questo traffico, per vedere se c'era stato un aumento particolare da un solo canale. In questo caso è stato un aumento che è stato dato al 70% da un sito che ha linkato una pagina di questo, cioè da un sito esterno che ha linkato un articolo di questo sito qui. Come vedete, ho fatto il confronto con il periodo precedente e il numero cerchiato in rosso è la percentuale di aumento di quel canale lì. Quindi quel canale, in questo caso il referral, cioè un sito esterno che ti linka, ha avuto un aumento del 12.400%. È evidente che questo qui è il risultato di un'azione specifica. Perché è difficile che te da un canale solo riesci a avere un aumento del 12.000% per caso. In questo caso c'era stata una campagna a pagamento. Però ecco, quel dato lì io l'ho potuto rilevare solo isolando il periodo del picco e poi facendo il confronto col periodo precedente. Qui, ultimo esempio, ve l'ho messo dentro, ci spendo 3 minuti, perché vi voglio far vedere due cose. Ho cancellato i valori per discrezione. La prima schermata è la schermata acquisizione campagne tutte. Adesso entriamo in una cosa un po' più tecnica che magari spero di riuscire a sviluppare in un follow up, però noi sappiamo che possiamo fornire noi dei dati in più a Google attraverso dei parametri che noi mettiamo dentro all'indirizzo del sito. Non fatemi dire di più perché andremo troppo lunghi, già sono stato lungo, però se io ho immesso questi parametri, vengono chiamati parametri UTM, magari fatemi una ricerca su Google, io posso vedere dentro acquisizione una sezione delle analitiche che si chiama campagne, dove io vedo le campagne che ho fatto. In questo caso queste erano due campagne, una campagna che si basava su un invio di una newsletter e un'altra campagna che si basava appunto su un annuncio Facebook. Quindi, che cosa sono andato a vedere? Come vedete, gli utenti atterrati sul sito a seguito della prima campagna, che era la campagna via newsletter, sono stati 10.000. Qui ho selezionato meno di un mese di tempo, quindi
comunque un bel afflusso, no? Se io mi fossi fermato lì, essendo soddisfatto di essere riuscito a portare 10.000 persone attraverso una newsletter sul sito, che comunque ha già duplicato la media di visite del sito, io già sarei stato contento. Se non che, mentre io facevo questa campagna newsletter che puntava a uno speciale, questo speciale, e lo vedete al punto 2, si è posizionato organicamente perché era ben fatto in termini SEO. E mentre io spingevo la gente con le newsletter e ce ne ho spinti 10.000, nel frattempo lui da solo si è fatto quasi 50.000 visite nello stesso periodo solo col posizionamento organico. Il secondo punto è una campagna che noi abbiamo fatto su Facebook, prendendo, anche qui introduco un tema che spero che riusciremo a sviluppare in un altro webinar, l'abbiamo già detto prima, sulla distribuzione. Abbiamo diciamo targettizzato questa campagna Facebook, scusate, sul pubblico che aveva visto l'altra campagna newsletter, e poi su Facebook gli abbiamo chiesto di trovare 300.000 persone simili a quelle che a noi avevamo tirato dentro con la newsletter. Quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati sia a intercettare su Facebook un pubblico nuovo che non ci conosceva, però quel pubblico lo abbiamo matchato con le caratteristiche socio-culturali, anagrafiche, di quelli che noi già conosciamo perché stavano nella nostra lista di newsletter. Ho cerchiato in rosso questa particolarità. Come vedete, su questa seconda campagna, scusate, le pagine per ogni sessione sono molto basse, cioè sono più basse dell'altra. Però è vero anche che in questa campagna l'obiettivo era scaricare un file PDF e questa cosa è avvenuta 1.000 volte. Su 8.000 visite, in 1.000 hanno scaricato il PDF che noi volevamo che la gente scaricasse. Quindi il risultato, seppure c'è stata un'altra frequenza di rimbalzo, come vedete al 60%, seppure le pagine per sessione sono basse, però la gente ha fatto quello che volevamo, ha scaricato il PDF e il risultato è stato raggiunto. Quindi questa campagna è stata ottima. È stata ottima perché noi l'abbiamo targettizzata su un pubblico simile a un pubblico di cui noi conosciamo perfettamente le caratteristiche. Scaricare il PDF è automatico. Parli di questa campagna qui? Allora, scaricare il PDF non mi ricordo bene, no, ovviamente no, non era automatico, nel senso che come sempre si fa, c'è un form in cui tu immetti la tua email, perché ovviamente io ti regalo un PDF perché voglio che tu mi dia qualcosa in cambio, tu mi dai la tua mail perché così io posso poi farti altre comunicazioni o posso magari promuoverti altri contenuti del mio sito. Quindi normalmente si fa così. Il PDF non te lo scarichi in pagina, tu metti l'email e il PDF ti arriva per email. Perché? Se no poi la gente mette email at email.it, cioè mettono le email finte e io non ho raggiunto lo scopo. Allora, ci siamo, c'era... Vabbè, lascio, diciamo, siccome non mi riscorro tutta la... di riversarmi le domande... Sì, ok, sono alcune ovviamente hai già risposto, altre intanto che parlavi poi alla fine hai risposto, però io te le sintetizzo e te le metto un attimo in ordine. C'era Roberto che chiedeva una cosa rispetto agli utenti nuovi. Se sì. Un utente cancella la sua cache ogni volta prima di entrare sul sito, Google come lo vede? Come un utente nuovo? Come un utente nuovo, sì. Infatti l'avevo detto perché... o anche se la cancella dopo che ha navigato, poi quando ritorna fra un mese, per Google quello è un utente nuovo. Poi
C'è Ornella, ed era il pezzo che io mi sono dovuta assentare, quindi non sono sicura, ma riporto quello che lei ha scritto. Quando nel geografico c'è il no 7, che significa? Ah sì, no, mi sembra che non era sul geografico, ma era sull'organico. Allora, spero di aver capito bene, perché mi pare di averla letta questa domanda, magari Tiziana verifica tu. Allora, questo è un al limite di Google Analytics. E questo è il motivo per cui, se non mi ricordo male, il 12 maggio dovete iscrivervi assolutamente al corso che facciamo sulla Search Console, che è uno strumento sempre di Google, sempre gratuito, affiancato all'Analytics, che ti dà le informazioni che Analytics non ti dà. E cioè, bravo Roberto, e cioè, quando tu sei arrivato sul mio sito a seguito di una ricerca, e poi cliccando sui risultati organici, quindi non su una campagna a pagamento, che chiave di ricerca hai usato? Questa informazione per me non è preziosa, è vitale. Analytics non te la dà, Analytics ti dirà sempre che il 98% di queste chiavi è not set, quindi non te le dà, non sono rilevate. Ma questi dati stanno nella Search Console, quindi noi andremo a vedere nell'altro, che è un po' il seguito di questo corso qui, come fare un'analisi, perché finora abbiamo visto che sostanzialmente Analytics ti dice quello che succede dentro al tuo sito. La Search Console ti dice quello che succede prima che la gente arrivi nel tuo sito. Quindi ti aiuta ancora di più a fare delle strategie proattive. Spero di aver risposto. C'è la Roberta che chiedeva, che quando va sul social panoramica, le dice che non ha definito alcun obiettivo, quindi non si possono valutare referral dei social network sul tuo sito. Allora lei chiede, se clicco su crea un obiettivo, cosa mi fa fare? Allora, questa cosa era una cosa che io mi ero lasciato se c'era tempo, ma sono andato lungo così. La creazione degli obiettivi è una cosa, allora, anche qui è una cosa un po' marketing, però secondo me deve essere patrimonio di base di un editore e di un giornalista. L'obiettivo normalmente è un qualcosa che tu vuoi che l'utente faccia. Normalmente non è un obiettivo vedere una pagina. Però per esempio nel caso che abbiamo fatto prima, della campagna su Facebook che poi invitava la gente a entrare nel sito e scaricare un PDF, in quel caso l'obiettivo era, cosiddetto in termini marketing, di lead generation, e cioè io volevo raccogliere le email di queste persone che queste persone mi davano per poter scaricare il PDF. Allora, in quel caso, la compilazione del form, immettendo la propria email e magari il proprio nome, io posso configurarla come obiettivo. E quindi poi io posso vedere quante, avete visto quel dato che vi ho fatto vedere, 1049 conversioni? Le conversioni sono esattamente quando è stato raggiunto un obiettivo. Ma l'obiettivo ovviamente può essere anche iscriversi alla newsletter o anche abbonarsi al giornale, al portale. Quindi l'obiettivo però comunque è un'azione che l'utente deve fare, e io posso tracciarla e poi obiettivo per obiettivo posso vedere dov'è che una fonte mi ha generato più obiettivi e un'altra me ne ha generati di meno. Spero di aver risposto anche qua. Cioè, Alessandro chiede che cos'è che determina una percentuale di rimbalzo alta. Sì, Alessandro, questo è un tema piuttosto complesso, però io per iper semplificare dico, allora, può dipendere da una scarsa qualità del sito, in termini tecnici però intendo, cioè o il sito non è responsive, nel senso che si vede male da mobile, o il sito è molto lento. Questo, adesso ho detto due cose che per Google non sono importanti, ma sono importantissime. L'accessibilità da dispositivi mobili e la velocità di caricamento sono fondamentali. Quindi è molto probabile che un'alta frequenza di rimbalzo sia dovuta a problemi di qualità tecnica del sito. Però magari tu ti riscontri una frequenza di rimbalzo del 90% e te vedi che il sito si scarica in un secondo e due. Vedi che si vede perfettamente da mobile, allora il problema non è lì. Allora il problema è che questo sito probabilmente per qualche motivo a noi sconosciuto, che però guardando la Search Console potremmo esplorare, si sta posizionando per delle chiavi di ricerca che non c'entrano niente. E quindi esce su delle ricerche di persone che cercano altro,
la gente ci clicca e poi arriva e si accorge che questo sito fornisce altro rispetto a quello che loro cercavano e se ne va. Allora, Stefano, però credo che tu abbia risposto, perché appunto chiede come si capisce se è qualità del sito sbagliata o ricerca sbagliata, quindi se vuoi aggiungere qualcosa, insomma, Allora, l'analisi tecnica di un sito è molto semplice. L'analisi, non dico la soluzione è molto complessa, ma l'analisi è molto semplice. Non so se qui io posso mettere... vi potete divertire ad andare su questo sito e mettere il vostro, cioè un, tipo una maschera di ricerca, mettete l'URL del vostro sito e questa piattaforma vi fa gratuitamente un'analisi della velocità del vostro sito. Ripeto, le prestazioni tecniche sono velocità e responsività. Questo vi dice la velocità. Se vedete che sta, ve lo dà su una scala di percentuale da 0 a 100, se vedete che sta dal 20%, probabilmente avete un problema di lentezza. Esclusi i motivi tecnici, a quel punto bisogna andare a indagare appunto sul posizionamento e magari il sito si sta posizionando male, si sta posizionando... cioè io ho visto di tutti i colori, cioè, ho visto siti che parlano... di cultura che si posizionavano solo per chiavi di ricerca tipo XXX o sesso online, perché magari erano stati craccati e c'erano delle pagine che i redattori non vedevano ma che si posizionavano e quindi che facevano più traffico di quelle pagine reali che i redattori scrivevano, per cui quel sito si posizionava per quelle ricerche. È chiaro che poi quando uno va là e vede la biografia di Michelangelo, se stava cercando il sesso online sicuramente c'ha un bounce rate altissimo. A proposito di bounce rate, Alessandra chiede due cose. Il bounce rating non era calcolato senza azioni, mentre la compilazione di un form è un'azione, ma forse si è confusa nella tua spiegazione. E due, per misurare la qualità dei dati su metriche utenti è necessario togliere il bounce da totale utenti o sessioni? Allora, alla domanda 1, io ho comunque un bounce rate perché probabilmente sono stato impreciso io, quindi quando ho parlato di azione non intendevo un'azione tipo la compilazione di un form, ma un'azione di navigazione, quindi se io vado in un'altra pagina, ecco, diciamo che con questo ho corretto. Per la seconda domanda, per misurare la qualità dei dati su metrica utenti è necessario togliere il bounce? Alessandra, sono sincero, la domanda 2 non l'ho capita, se vuoi riscriverla intanto. Allora, intanto c'erano delle cose un pochino più particolari, anche se poi appunto su questioni molto molto particolari rispetto ai propri siti, io rimando ad altre eventuali situazioni perché altrimenti non riusciamo a chiudere, ma se riesci a vedere quella di Raffaele. Lui dice: il mio sito è passato in poco tempo dai 9K utenti unici ai 40-450K utenti, ma ha sempre avuto un bounce rate elevatissimo, 90%. Noi siamo ben posizionati con moltissimi articoli che sono tra i primi 3 risultati di Google, eppure il bounce rate non è mai sceso. Perché? Questa cosa non va bene. Se te mi stai dicendo che... allora, tu mi hai detto che hai molti articoli posizionati... sulle prime 3 posizioni, adesso io do per scontato che sono posizionati su delle chiavi che ti interessano, che non sono delle chiavi, diciamo, sbagliate. Se è così, il problema potrebbe essere tecnico, perché è molto strano, cioè potrebbe essere, è molto strano che te c'hai un ottimo posizionamento su chiavi in tema, quindi in target, e però c'hai un'altissima bounce rate, quindi o c'hai un problema tecnico, quindi o velocità o responsività, oppure per esempio mi è capitato che articoli troppo lunghi o troppo corti aumentassero a dismisura il bounce rate, perché se io vedo un articolo mega galattico mi metto paura e me ne vado. Ovviamente non posso sapere se è il tuo caso, però ora che questa cosa che io non venga interpretata come bisogna scrivere poco,
bisogna sempre scrivere il giusto. E tutte vi dice Yoast, perché per chi usa Yoast, almeno 300 almeno 300 parole, però non più di 500, cose assolutamente inutili e spesso molto dannose. Bisogna scrivere il giusto per andare a rispondere all'intenzione di ricerca di quell'utente lì. Attenzione, ho parlato a intenzione di ricerca, ancora più che chiave, perché spesso una chiave nasconde un'intenzione di ricerca da sviscerare, e magari uno si è concentrato sulla chiave e non sull'intenzione. Allora, Alessandra precisa la sua domanda. Allora, sì, rispondo a Alessandra. Se sono dati, cioè tu non, cioè, ovviamente tu puoi andare a analizzare solo le sessioni che non hanno avuto il bounce, e quindi solo le sessioni che sono fatte in pagina, e lì tu avrai un, come posso dire, una vista delle metriche di qualità sicuramente più affidabile. Quindi la risposta, se ho capito bene la domanda, è sì. Se poi tu stai facendo una vista affidabile, precisa per quanto tu voglia, ma sul 10% del tuo traffico, è chiaro che a quel punto sì, potrebbe essere un campione, ma non è detto. Sì, potrebbe anche essere proprio un campione che è fuorviante. C'è Patrizia che chiede se il posizionamento sbagliato può dipendere da chiavi sbagliate usate nella compilazione del SEO su WordPress, anche se plugin Yoast dice che invece sia, è buona. Sì, quindi dai, allora, anche qua, sempre in vista e nella speranza di fare dei webinar un po' più focalizzati sulla SEO, però cioè, sfatiamo questa cosa. Nei corsi che facciamo, e quelli che li hanno frequentati lo sanno benissimo, perché io sono maniacale su questo, purtroppo Yoast c'ha un grave difetto, c'ha una grave colpa, quello di aver fatto uscire pazzi troppi giornalisti, perché sempre lì a guardare il semaforino, in realtà non è così che si fa la SEO, e non è immettendo le parole chiave che si fa la SEO, non è immettendo le parole chiave gli host, dico, non è i tag che si fa la SEO. La SEO si fa sul contenuto, non sulle meta informazioni. Sì, le meta informazioni sono giuste, ma se il contenuto, ripeto, all'intenzione di ricerca, allora quel contenuto si posizionerà. Quindi allora, non è per le meta informazioni che tu potresti aver messo sbagliate, ma evidentemente è perché tu hai inserito un contenuto che si posiziona per una chiave di ricerca, ma non risponde alla reale intenzione di ricerca. Allora, io direi che c'è la domanda che ho visto su di Giampiero, e poi qualche minuto, Fabrizio, lo dedicherei, visto che all'inizio l'abbiamo promesso, a spiegare appunto Google Analytics può essere utilizzato sul proprio sito, sui siti di cui hai la password, mentre invece ci sono altri strumenti che ti permettono delle stime. Diciamo, questo è un discorso più generale, che all'inizio qualcuno chiedeva appunto se Google Analytics potesse essere usato anche su altri siti, quindi ti chiederei di spendere un paio di minuti su questo. Però prima c'è Giampiero che chiede se la provenienza degli utenti è affidabile. È molto affidabile, che non è affidabile al 100%, poi dipende tantissimo da quale rete stai usando, da tante variabili, purtroppo noi su queste variabili non ci possiamo fare niente. Però dà un'indicazione di larga massima che può essere considerata affidabile. Giada, no, non contate le parole, non contate le parole. Pensate a rispondere a un'intenzione di ricerca. Allora, sì, Beatrice, è troppo nel tuo sito. Io so che tu già hai rapporti con Fabrizio, magari glielo chiedi a parte, insomma, perché altrimenti se Fabrizio dovesse fare consulenza al sito. Male, 76% non è per niente male. No, Yoast non è inutile. Yoast è importante, ma non per fare quello che il 90% di voi, intendo di voi, per quelli che ho incontrato nei corsi, ci fa. Cioè, usare le parole chiave. Non serve per è dannoso per quello. Fabrizio, vai su... Allora,
questa cosa raccontiamo anche perché a noi ci è capitato anche con Tiziana di fare delle analisi. Ovviamente tutto quello che noi abbiamo detto adesso è relativo, e quindi tutto ciò che io posso vedere su Analytics io lo posso vedere relativamente al mio sito, cioè lo posso vedere sul sito di cui io sono amministratore, dove io ho implementato le statistiche di Analytics. Come fare a implementarle? Io non ho, siccome già sono andato lungo sui contenuti più pregnanti, però se voi fate una ricerca plugin per installare Google Analytics, veramente trovate una marea di tutorial molto semplici, nel caso che non l'abbiate già installate, perché ho visto dal sondaggio che c'è un'alta percentuale di utilizzo di WordPress e invece su Analytics è piuttosto bassa, quindi questo mi fa presupporre che molti di voi non le hanno neanche installate. Allora in quel caso o vi fate aiutare dal vostro webmaster oppure fate una ricerca lo chiedete al tecnico se stiamo parlando di una redazione grande. Se io devo invece fare delle analisi di un sito che non è mio, ma magari è, che ne so, un sito che mi ha chiesto una collaborazione, sempre più spesso, ragazzi, io ve lo dico, ai giornalisti vengono chieste analisi SEO, perché la SEO questa è una mia idea, lo dico, però la SEO, a mio modo di vedere, è proprio un campo che dovrebbe essere naturalmente proprio del giornalista, perché richiede determinati procedimenti mentali, analisi della realtà che sono insiti nella mentalità del giornalista. Quindi vi potrà capitare, a me mi è capitato che mi è stato chiesto da diversi giornalisti che un'azienda o che fa comunicazione o anche un'azienda che fa informazione o un editore gli abbiano chiesto un'analisi SEO. In quel caso voi non potete fare niente da Analytics perché non avete l'accesso alle Analytics di quel sito con cui magari non collaborate già, ma sperate di collaborarci. No, io sto sempre qui, Roberta. Allora, l'ultima domanda e poi io direi che ci abbiamo la chiusura. Visto no, finisco un attimo solo sul concetto, Tiziana. Quindi adesso io ve lo dico, ve lo metto pure nella chat. Ci sono delle piattaforme che vi permettono di analizzare un po' come si posizionano i siti ve lo scrivo in chat appena chiudiamo prima di chiudere, insomma, ve le scrivo così voi ci potete dare un'occhiata. Comunque sappiate che che ci sono delle piattaforme che vi aiutano a analizzare, diciamo, lo stato di salute del posizionamento di un sito. Sì, magari appunto se la questione interessa, come immagino potremo poi organizzare se continueremo a fare altri webinar anche su questi aspetti che sono, diciamo, in un certo senso più generali, però appunto danno idea di quello che può utilizzare, gli strumenti che può utilizzare un giornalista anche per capire una realtà di cui sta scrivendo, per esempio, no? Perché comunque... E Giampiero, la domanda di Giampiero: l'utente da desktop e da mobile corrispondono anche alla tipologia? Chi naviga durante il lavoro spesso utilizza il desktop, mentre chi consulta le notizie da mobile spesso lo fa nel tempo libero. Assolutamente. Quindi questo porterebbe a valutare diversamente queste due categorie? Se si, ridimmi la domanda finale, Tiziana. È lunga, quindi allora, quindi questo porterebbe a valutare diversamente queste due categorie. Sì. Anzi, analizzare il device ci dice tantissimo, e attenzione, non solo il device, perché spessissimo il device si accompagna all'utilizzo domestico o lavorativo. Quindi voi su questa cosa qua innestate anche una ricerca con un range magari di 2 o 3 mesi di tempo, e vi andate a accorgere se voi avete i down nel sabato e nella domenica. Se voi questa cosa qui poi la sommate a un riscontro di un alto tasso di navigazione da desktop, eccolo lì che voi avete in maniera incontrovertibile definito che il vostro target è un target office, cioè di gente che si collega dall'ufficio. Non è solo così, perché tantissime persone lavorano in mobilità. E quindi anche se stanno lavorando utilizzano il mobile.
trattarle diversamente, ovviamente, adesso ci sarebbe anche un'altra cosa da vedere, però voi potete creare dei segmenti di pubblici in cui voi vedete tutte le metriche che vi interessano, separate fra desktop e mobile. Allora a quel punto effettivamente voi potete rilevare se c'è un comportamento diverso, se alcuni articoli vengono visti di più da mobile e altri di più da desktop. Allora a quel punto voi potete, come dicevi tu, trattarli diversamente, nel senso che potreste valutare delle strategie separate. Ok, beh, ci sono diverse richieste di SEO, vedremo, insomma. Adesso noi ci fermiamo al 14, ma all'inizio di maggio probabilmente decideremo cosa fare, se continuare oppure no. Quindi tenete d'occhio il sito, mi raccomando, e vedrete le novità. E io direi che ci salutiamo, grazie a voi per essere stati con noi, grazie Fabrizio. Non so se Fabrizio vuoi aggiungere qualcos'altro prima di chiudere. Niente, ma ovviamente vi aspetto a quello del 12 perché è una logica chiusura di questa parte qui. Mi scuso se sono andato un po' lungo, però l'avevo detto all'inizio. In aula riesco molto più facilmente a valutare i tempi, qui sono andato un pochino lungo. No, ma sono anche tempi. Le cose da dire erano tante. Sono anche tempi ristretti. Grazie per l'attenzione, per le domande, grazie veramente. Vi ricordo formazione @lastamparomana per qualsiasi richiesta, suggerimento, iniziativa, e vi do appuntamento a giovedì, stessa ora, invece con Andrea Vignali sullo storytelling con i video, e Fabrizio lo rivedremo il 12 appunto per quella console, sempre la stessa ora, sempre alle ore 11. Buona giornata a tutti, grazie Fabrizio, ciao! Ciao a tutti!